esaurite le presentazioni a questo punto, andiamo su quello che è il focus di questa prima parte di trasmissione, vale a dire il pareggio maturato ieri allo stadio di Lipsia tra Italia e Croazia, a Luka Modric che ha portato in vantaggio i croati al 55esimo. Nel finale, quando sembrava tutto perduto, ha risposto Mattia Zaccagni, qualificando l'Italia agli ottavi di finale, dove incontrerà la Svizzera di Murat Yakin. Marco, parto da te, vado in ordine di Videwall. Non è stata oggettivamente una bella Italia, la pareggiamo per il rotto della cuffia, anche se poi alla fine qualcosa c'è anche da salvare, perché tra tanti flop ci sono anche tre top, sicuramente Gianluigi Donnarumma che sta disputando un grande europeo, poi c'è Calafiori, ma anche Mattia Zaccagni che entra e segna e comunque riesce a togliere le castagne dal fuoco a Luciano Spalletti. Intanto facciamo rientrare Kaiser. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Ciao. Sì, per quanto riguarda l'Italia, al di là dei singoli, io non sono così negativo. Io oggi ho letto tantissimi commenti catastrofici per quanto riguarda la partita. Non mi trovano d'accordo, ma perché io, come ho detto l'altra volta, io parto da un presupposto. L'Italia non è una grande nazionale, non è una grande squadra, non ha campioni, ha solo buoni giocatori. E da una squadra, diciamo, medio buona non ti puoi aspettare cose eccelse. Secondo me l'Italia poteva fare un pochino meglio, sì, ma io non mi aspettavo una bella partita, perché avevamo anche la spada di Damocle dei due risultati su tre. E quando accade questo, di solito c'è sempre la sindrome da braccino corto, che è una cosa anche inconscia, però molto spesso può giocare brutti scherzi. Secondo me ieri l'Italia ha fatto la partita che doveva fare, è stata una partita accorta. L'unico grosso errore è stato a inizio secondo tempo entrare in campo in quel modo. Secondo me è inammissibile, sono errori che questi rischi di pagare caro, perché non puoi iniziare un secondo tempo così svagato, che sembrava la squadra sembrava rimasta negli spogliatoi. E poi però alla fine il pareggio è giusto, è meritato. È vero che non hai creato tantissimo a livello di occasioni, però comunque la pressione l'hai fatta, e di fronte hai sempre una Croazia che, per quanto sia a fine ciclo nei suoi uomini migliori, è una squadra che tecnicamente è superiore all'Italia, ma comunque in generale è anch'essa una buona squadra. Quindi io non vorrei che ci fossero troppe aspettative verso questa squadra, che tra le altre cose, collegandomi al discorso dell'allenatore di Spalletti, che è stato accolto dopo Mancini come il salvatore della patria, adesso viene trattato come l'ultimo degli scemi. Spalletti in realtà, secondo me, è in un ruolo non semplicissimo, perché l'Italia, oltre a non avere campioni ma solo buoni giocatori, ha anche una rosa che si trova in cui si trovano diversi giocatori che abituati e che si trovano meglio con, ad esempio, uno schieramento a tre difensivo, e altri invece che prediligono uno schieramento a quattro. Quindi amalgamare. Abbiamo avuto un esempio lampante, scusa se ti interrompo Marco, soprattutto Di Marco, che nell'Inter è un grandissimo esterno, invece nella nazionale con questo modulo sta faticando. Non solo Di Marco, ha anche il problema, anzi il problema principale secondo me non è tanto il modulo, ma quanto che lui secondo me è fuori forma, e quando arrivi a queste competizioni e sei fuori forma sembri un brocco rispetto ai 9 mesi passati, ma in realtà il giocatore vale, però quando arrivi fuori forma diventa difficile. In più ovviamente non aiuta a farlo giocare a 4, che chiaramente non ne esaltano le caratteristiche, anzi ne esaltano probabilmente i punti deboli. Per cui secondo me il ruolo di Spalletti non è semplice. Io vedo un allenatore che va un pochino a tentativi. Anche ieri secondo me poteva fare di meglio a livello di cambi, soprattutto come tempistiche, però non è da buttargli la croce addosso, perché allenare questa squadra non è semplicissimo, la qualità non è tanta e non è neanche facile far coesistere tutti quanti. Secondo me l'Italia sta facendo quello che poteva fare. Guarda, allora io mi ricollego un attimo a quello che hai detto, vale a dire che poi nessuno alla vigilia di questo campionato europeo di Germania 2024 aveva l'aspettativa di vincerlo, perché eravamo tutti ben consci che comunque ci trovavamo davanti una nazionale non costruita per vincere. Quindi di conseguenza io sono d'accordo con te, però chiaramente poi è inevitabile che quando vai a giocare delle partite l'Italia nel complesso, se andiamo ad analizzare quelle che sono state le gare con Albania, con Spagna e proprio con la Croazia, è una nazionale. Vengo da te Gianluca, perché è la prima volta che vieni sul canale, quindi ci tengo al dovere di ospitalità. È una nazionale che rispetto a quelle passate, noi che siamo anche dei nostalgici, non entusiasma, non ha quel campione che ti accende la luce, e che comunque una nazionale che crea interesse, almeno secondo me questa è la percezione che io sto avendo.
Sì, grazie ragazzi. Allora, la cosa che penso io è che io lo chiamo Spalletti il filosofo, perché comunque conoscendolo un pochettino, diciamo, ce l'ha queste uscite un po' molto tendenzialmente acculturate quando deve, no? O giustificarsi di qualche errore non riconosciuto. Sicuramente ultimamente lo hanno attaccato parecchio rispetto ai cambi, rispetto alla formazione, al modulo, eccetera. Sono d'accordo con Marco e anche su Di Marco, perché comunque è fuori forma e si vede benissimo. Assolutamente, e a livello mentale è una nazionale che ha iniziato bene il primo tempo diciamo nella prima partita, poi beh, con la Spagna, come sapete, non ha giocato pochissimo, e poi ieri c'è il discorso proprio dei due risultati su tre che mentalmente pesano paradossalmente di più, no? E rispetto alle nazionali del passato, invece, dopo quella del 2006, dove eravamo pieni di campioni che correvano, questa sinceramente è un po' più è faticoso, non dico tollerarla, però meno male che c'è stato quell'ingresso di Zaccagni, che poi alla fine è stato l'unico che supera l'uomo, e quel gol lo poteva farlo soltanto lui, perché è abituato a farli, quei gol più rasoterra, però diciamo è andato, Anche se poi il c'è suo si stato è alzato un qualcuno po' di giallo che ha più. voluto sminuire il gol dando più meriti a Calafiori, anche se poi lì è tutta l'azione che deve ricevere dei meriti. Allora, Penso Calafiori ha avuto la genialità, logicamente, conscia o non conscia che sia, non stiamo qui a analizzarla, però mentalmente ha spaccato in mezzo e fisicamente anche era arrivato troppo lungo, infatti con la punta del piede destro è riuscito poi a passarla a Zaccagni, quindi anche un fortuito come gesto, però alla fine è stato salvifico. Nemmeno No, Spalletti ci credeva, no? sì, tra le altre cose, poi a me questa viene estemporanea. Non so se gliel'ho mai chiesto, ma credo di no, perché non eravamo in live insieme quando poi c'è stata la prima partita. O meglio, non ricordo, sono sincero. Ma Enzo, ma quanto è grande il rimpianto vedendo la crescita esponenziale che ha avuto Calafiori sia nel Bologna con la nazionale, per te che comunque segui la Roma a 360 gradi, perché stiamo vedendo proprio un altro giocatore, quelle che erano le prospettive iniziali, anche se poi lui all'inizio giocava in un altro ruolo. Lui all'inizio giocava terzino e non è predisposto proprio per essere quel tipo di terzino che arriva sul fondo grossa. Lui ha più una mentalità che poi credo l'abbia acquisita nel tempo, ma già prima si intravedeva. Ha proprio voglia di andare a fare gol. Cioè lui quando prende il pallone non ha quest'idea, va bene, impostiamo, facciamo la sovrapposizione. Cioè il suo primo pensiero è puntare la porta, lo fa spesso, lo fa sempre. In campionato col Bologna, nelle ultime 4-5 partite ha fatto tipo 2 gol e 3 assist, roba del genere. Ha proprio questa situazione. Purtroppo lui ha pagato con la Roma una partita maledetta per chiunque, perché lui viene messo tra virgolette ai margini dopo Bodø/Glimt Roma 6-1, e da lì non gioca più. Da lì viene ritenuto inadeguato, non paga, diciamo, lui per tutti, perché poi tanti sono rimasti, alcuni sono andati in prestito il secondo anno, sono stati venduti il secondo anno, ma lui paga per tutti perché è stato quello che è stato ceduto per primo. Forse probabilmente era pure l'unico che aveva, chiamiamolo mercato, perché poi è stato pagato 1,5 milioni, quindi di mercato c'è ben poco. Però attualmente è, credo, il più forte difensore italiano insieme a Bastoni. Però Sono pienamente d'accordo. su Calafiori c'è da dire che è Vai. stata una scoperta, anzi una costruzione di Thiago Motta in questo ruolo, perché Calafiori fino ad Assolutamente. agosto dello scorso anno giocava terzino, e anzi giocava terzino anche le prime partite al Bologna. È stato Thiago Motta a crearlo proprio come difensore centrale. Quindi diciamo che da questo punto di vista ci può anche stare il non aver visto una potenziale Io, crescita, perché guarda, da questo Marco, non giocava in voglio un fare dei altro ruolo. parallelismi. È stata, cioè, ovviamente non sto facendo un paragone, perché poi con la gente bisogna sempre specificarlo, perché altrimenti ti clippano e dicono ha detto la deficientata di turno. Un po' come quando Zeman spostò Nesta da terzino e lo mise centrale. Esatto, Cioè, uguale, È esatto, stato anche la stessa fortunato cosa. perché Calafiori passa centrale quando si fa male Lucumi, perché inizio campionato giocavano Poch, Lucumi, Bokema e terzino sinistro che era Christensen. La prima partita l'ha fatta tipo un certo Corazza, mi sembra, che poi è tornato in primavera e poi è andato in non so dove. Perciò è stato anche fortunato perché per esigenza l'ha dovuto mettere al centro e ha reso al massimo. Sì, è vero.
Boemi e Tomilen me li tengo per ultimi, ma vado da Giampaolo Sacconi per chiedergli invece di Jorginho, perché poi era una certezza agli scorsi europei, perché era addirittura in formò da pallone d'oro, il miglior giocatore dell'Italia secondo molti e secondo anche le pagelle dell'europeo vittorioso che abbiamo vinto in dell'europeo itinerante vinto a Wembley contro l'Inghilterra. Però insomma Jorginho che sta latitando per il campo, quindi questa è un po' una nota dolente. Io sinceramente non me l'aspettavo, perché è un giocatore che per esperienza, per qualità doveva dare quel plus in più all'Italia, invece sta venendo a mancare proprio lui, e chissà se proprio con la Svizzera si possa svegliare, perché poi la Svizzera evoca brutti ricordi, nel senso per lui, perché sbaglia i due rigori che non ci portano al campionato del mondo, quindi il destino magari potrebbe far conciliare, potrebbe creare quelle congiunzioni astrali affinché si chiuda un cerchio, no Giampaolo? Allora, innanzitutto, sì, innanzitutto io quando penso a Jorginho purtroppo ho sempre in mente quel suo modo di tirare rigori, che è stato tanto godurioso quando lo segnò agli scorsi europei, quanto irritante poi nelle volte dopo che li ha sbagliati tutti. Secondo me non è sicuramente Jorginho di 3 anni fa, sicuramente secondo me paga un pochino in questa Italia l'assenza di un giocatore come era Verratti 3 anni fa, e forse gli si chiede anche di fare un po' il Verratti, che non è forse proprio la sua tipologia di ruolo, di movimento. Ecco, io non so se avessi al posto di Spalletti convocato Verratti, secondo me manca un giocatore del genere. No, ma guarda Giampi, ci sono anche le registrazioni, non so se ti ricordi quel reel che avevo, eri presente anche in trasmissione, ti ricordi prima dell'inizio dell'Europeo? Sì, io avevo detto che praticamente anche avrei convocato Verratti, gli avrei fatto fare una preparazione specifica, perché Verratti, per quanto poi sia andato in Qatar, per quanto possa, cioè, comunque essere sparito dai radar, stiamo comunque parlando di un giocatore di 31 anni che non è che ti dimentichi in un giorno di come si gioca a calcio, quindi di conseguenza magari con una preparazione specifica io l'avrei convocato, ma poi io a me l'Italia, scusa se ti interrompo, a me l'Italia no, e ci mancherebbe, mi dà molto l'idea che appunto sì, siamo stati arrembanti alla fine, abbiamo giocato, però io vedo tantissimi passaggi sbagliati, passaggi elementari, è proprio la costruzione di gioco che la trovo difficile, perché poi uno può scegliere anche di essere un po' più sulla difensiva, di essere più propositivo, però questo anche nella partita con la Spagna, al di là del fatto che la Spagna ci ha messi sotto praticamente per tutta la partita, però anche quando uscivamo noi, anche nel contropiede, non c'era mai una testa o comunque qualcuno che si prendesse la responsabilità di dettare i tempi giusti del passaggio. Cioè li vedo molto spesso che, non so se gli altri sono d'accordo con me, vedo molto spesso il passaggio corto, fuori misura, o comunque nessuno che si assume quella responsabilità, come poteva essere un Pirlo, magari fosse, o anche un Verratti. Ma è proprio questo che io lamentavo a Jorginho, perché va sempre a fare il passaggino semplice a mezzo metro, e questa è una cosa che un po' gli contestiamo tutti. E noi abbiamo dei giocatori, come dicevate giustamente, non sono dei fenomeni, però abbiamo anche dei giocatori che hanno corsa, sui quali si potrebbe anche usare il passaggio filtrante, un qualcosa di più, un cambio gioco più importante. Io invece vedo molti passaggi della serie speriamo che arrivi e che poi parta, cioè un Federico Chiesa, un Zaccagni anche, ma sono giocatori che tu puoi prendere sulla corsa, che poi magari ti saltano l'uomo e ti mettono la palla in mezzo, oppure te lo saltano, rientrano e segnano, ma non se la palla gliela dai sui piedi magari si incespicano perché gliela dai troppo in mezzo, se non gliela dai con il compasso giusto, vedi che arriva corto, arriva lungo, il giocatore parte prima o non parte per niente. Io vedo proprio una difficoltà nell'impostare l'azione. Prima di porgere la mia domanda anche a Salvatore Boemi e successivamente anche a Tommy, allora, visto che stavamo parlando di Jorginho, io faccio anche un sondaggio simpatico che poi magari diventerà virale anche sui social. Qualora ci fosse la possibilità di tirare un rigore decisivo contro gli elvetici nell'ottavo di finale in quelle di Berlino,
in programma sabato alle ore 18. Parto da te, caro Marco, e vado in ordine di Vidiwall. Glielo fareste tirare il rigore per la terza volta? Può valere la regola della rivincita o magari la regola, purtroppo, ai noi, sbagliata del non c'è due senza tre? Tu di che partito sei, Marco? No, io sono del partito che i rigori li sbaglia solo chi li tira, quindi non è un disonore sbagliare qualche rigore e glielo farei ritirare, però io personalmente non metterei Giorginio contro la Svizzera, perché come avete detto voi, per me Giorginio ormai è un giocatore, non dico finito, ma ci manca poco e l'ha dimostrato anche nella squadra di club, insomma è un bel è ormai sul viale del tramonto. Secondo me a questa nazionale non dico che fa più male che bene, ma non è utile come poteva esserlo anni fa, quindi io lo leverei. Invece mi sembra che Spalletti punti ancora molto su di lui. Sì, è questa la percezione che abbiamo avuto, perché poi molti invocavano la sua non presenza anche nell'ultima gara che abbiamo giocato contro la Croazia, in quel di Lipsia. Tommy, glielo faresti ritirare? No, farei come all'Inter, Lautaro, non deve tirarli, stessa roba. Okay. Andiamo anche a sentire Salvatore Boemi, che me lo sto tenendo carico per dopo, perché poi lui è il diesel, cioè parte piano e poi fa i botti clamorosi. Prego, Salvo. No, ma dipende se quale topic dobbiamo andare ad affrontare, perché se si parla di Italia avete detto già tutto voi, nel senso... Per quanto riguarda il rigore di Giorginio, no, non glielo farei tirare, sinceramente, anche perché ci è costata una qualificazione mondiale. E poi per il resto dell'Italia cosa dobbiamo dire? Abbiamo detto tutto già ormai. Credo solo una cosa, credo che Retegui non sia adatto a giocare nella nazionale italiana. Te lo stavo per chiedere, ma intanto procediamo con il sondaggio sul rigore da tirare o meno, sempre se ci capiti, a Giorginio. Poi torniamo anche su Retegui, ma anche su Scamacca. Prego, Kaiser, eppure sul blocco Inter. Eccomi, parlavi di Giorginio? Sì, io se gli faresti tirare nell'eventualità di calcio rigore. Lo chiederei a lui, te la senti? Vai, non te la senti, non andare, da uomo a uomo, da mister a calciatore. Beh, del resto poi c'è stato, noi nostalgici lo sappiamo, cari ragazzi, mi ricordo una partita di Coppa America contro la Colombia dove Martin Palermo ne sbagliò tre addirittura nella stessa partita, quindi poi cioè, potrebbe capitare. Andiamo da Giampaolo, che entra e esce, che si sovrappone. No, prego, no, Giampi. Mi sovrappongo perché mi ha mandato un messaggio mia figlia che è entrata in live e ci sta guardando, quindi c'ha tifosa della Lazio e ci sta guardando, sono contento e lo voglio salutare. Ciao piccola Sacconi. Ciao Sacconi. Salutiamo la piccola Claudia Sacconi, figlia di Giampaolo, che tra le altre cose non sapevo che fosse tifosa della Lazio, cari ragazzi. Da buon padre non sei riuscito a trasmettergli la passione per il Parma, quindi questa è una nota di demerito. Evidentemente avrà preso la passione della mamma. Sì, esatto, che in quanto ex moglie ovviamente non l'ho potuta influenzare più di tanto. No, non glielo farei tirare a Giorginio. Non chiedetemi a chi lo farei tirare adesso, perché non lo so, forse non è che abbiamo tutti questi gran rigoristi. Esatto, è quello il problema. Cioè, sai cos'è? Se tu mi parlavi di Totti, cioè se io avessi avuto Totti in squadra l'avrei fatto tirare sempre a Totti, perché diciamo grazie al cazzo. Esatto. O Pirlo, Del Piero, certo. Diciamo, ecco, che adesso se tu mi chiedessi, decidi Materazzi. Ad oggi, dimmi cinque rigoristi che tu metteresti in finale, in una ipotetica finale, in una semifinale, farei molta fatica. Oddio, proviamoci. Allora, Giorginio, vabbè, Scamacca se la deve sentire, perché se gioca fa l'attaccante. Barella glielo farei tirare. Barella e Chiesa. Chiesa. Ma eventuali rigoristi devi pensare sui 120. Scamacca se gioca dal primo non finisce la partita. Chiesa se gioca dall'inizio non finisce la partita. Secondo me ho la sensazione che nella partita con la Svizzera ci sarà una sorta di staffetta tra Retegui e Scamacca, come abbiamo visto nell'ultima partita, anche se io penso che con gli elvetici possa partire Gianluca dal primo minuto. Da un Gianluca passa un altro Gianluca per chiudere il cerchio su Giorginio, prego, e poi andiamo sul tot attaccante e sul blocco Inter, che magari tanti contestano.
Io punterei pure un po' su El Shaarawy, perché lo sta un po' trascurando Spalletti. Non penso che gli stia molto simpatico a questo punto, però vabbè, apro e chiudo parentesi. E su Jorginho, anch'io c'ho, seguo il filone Te la senti, perché è giusto così, secondo me, perché non partirei prevenuto tira sì o tira no. Se se la sente, tira, se non se la sente, non tira. E poi sui rigoristi, sì. Beh, nel 2006 pure Aglia Quinta gliel'avrei fatto tirare, perché l'avrebbe tirato bene, perché c'avevamo una marea di rigoristi. E parte Gattuso. A parte Gattuso, ne la faceva. Però, Barone pure, non è che era... Barone. E, però, ecco, sì, si fa molta fatica a sceglierli anche in questa nazionale. Però a 4-5, dai, ci arriviamo. Pure Chiesa lo potrebbe tirare. Però ecco, a Jorginho io lo chiederei proprio direttamente: tu che fai? Vuoi tirare? Ma io lo chiederei a tutti, a prescindere se fossi allenatore della nazionale, eh. Non li sceglierei in maniera sistematica come la formazione. Non era previsto, perché poi ovviamente tu sei uno psicologo dello sport, quindi puoi darci meglio di chiunque altro una definizione completa su tutto ciò, ma emotivamente io credo che poi Jorginho abbia sofferto lo scotto di questi due rigori sbagliati, perché se l'è sentito, cioè proprio mentalmente che è pesato proprio sulla sua pelle il fatto che l'Italia non è andata ai mondiali, ed è stato... tra virgolette, certo, non tanto preso lui come capro espiatorio, in questo è stato anche fortunato, perché le accuse sono andate soprattutto su Roberto Mancini, perché è stato lui quello maggiormente accusato. Sì, secondo me anche... maggiore, il 75% se l'è preso Mancini, insomma, abbastanza, e il 25% è Jorginho. Ma se ben ricordate, non so se ben mai capitato di sentire Baggio, Baresi, chi ha sbagliato i rigori nel 94, insomma, ancora fanno dei sogni brutti in merito a quell'evento. Massaro. Quindi voglio dire, a livello Massaro, a livello proprio emotivo, non è facile digerire un rigore sbagliato, soprattutto in finale o essendo causa di non qualificazione, Quindi ma è dura. Quello che ti chiedo, la linea di confine, cioè nel senso tra il saperlo digerire e la voglia di ripresentarsi nel dire io sono il responsabile di quei due rigori sbagliati, adesso se ricapita mi riscatto, cioè è qui che voglio arrivare praticamente. Quella è la voglia di rivalsa che spesso accade, cioè io la tratto, la voglia di riscatto, chiamiamola come vogliamo, perché comunque tutti hanno diritto in qualche modo a riscattarsi, anche dopo un infortunio, se ci fate caso, spesso c'è questa frenesia nel velocizzare i tempi del recupero, e a volte si cade in recidive. Lasciamo stare il caso di Totti dal febbraio 2006, al miracolo da giugno 2006 dei mondiali, però Totti fece un recupero fantastico, perché si mise proprio a lavorare bene giorno dopo giorno, con tanta determinazione, era ben seguito, direi, dal professor Mariani. Conosco benissimo, perché pure io lavoro a Villa Stewart, quindi dal punto di vista della psicologia dello sport stiamo aprendo tante, tante belle riflessioni, quindi era seguito. Beh, c'era Mario Brozzi, Silio Musa, insomma, il professor Mariani è sempre in cattedra, però i meriti, insomma, ci sono tanti altri che lo hanno aiutato, la famiglia, però vabbè, stiamo parlando, torniamo Luciano sempre a Spalletti, Totti, che all'epoca allenava la Roma prima del dissing che ci ha fatto parlare per tanto tempo. Beh, ma questo magari lo riprendiamo. Vado anche da Salvatore Boemi, perché poi mi ha lanciato l'assist, perché prima ha detto che secondo lui Retegui è inadeguato a fare l'attaccante in questa nazionale, partendo dal presupposto che a me non me ne frega niente se salite metaforicamente su un carro o no, ma io posso dire, cari ragazzi, che ve l'avevo detto, perché Matteo Retegui nella peggior stagione di Ciro Immobile, tra Coppa e campionato, fa meno gol di Immobile nella peggior stagione della sua vita. Quindi io Retegui non l'avrei proprio convocato, perché noi siamo andati a cercare in capo al mondo un attaccante da naturalizzare, quando non è che ci siamo ritrovati di fronte a naturalizzare qualcuno che poteva essere il nuovo Messi e poteva cambiare le sorti della nostra nazionale. Quindi, insomma, io, Salvo, sono d'accordo con te, e però ti dico anche una cosa. Su Scamacca, a me Scamacca piace,
però questa è la prova provata che fare l'attaccante della nazionale è difficile per chiunque. Parola a te, sfogati e di tutto quello che pensi. Ma guarda, ma purtroppo sono i numeri che parlano per quanto riguarda Retegui. Quanti gol ha fatto in questo campionato col Genoa? 7. 9? No, 7. Con le coppe, se non mi sbaglio. Ma con le coppe forse ha fatto gol in Coppa Italia qualcosa? Mi pare 2 gol in Coppa Italia, però Ciro Immobile praticamente ne ha fatti 11 tra Coppa e campionato. Quindi 9 gol. E ci portiamo lui. Lo Scamacca non lo so, però ha fatto degli ultimi due mesi stratosferici, Tommy, perché... Ma il problema è che mancano le alternative. Cioè Retegui non è un fenomeno, non è un giocatore in generale da nazionale, ma Mancini è stato costretto ad andarlo a prendere perché dietro a Retegui non c'è niente, perché Immobile, con tutto il bene, è un ex giocatore. Io tra Immobile di quest'anno e Retegui mi porto Retegui, almeno lotta. Immobile, ragazzi, giochi in 10, mi dispiace dirlo, ma è così. L'alternativa sarebbe Pinamonti, signori, tra un po' andiamo a prendere un barbone che gioca qui sotto al campetto della chiesa. Non c'è nessuno, non è, il problema non è Retegui, è dietro Retegui non c'è nessuno, tra un po' convocano noi davanti, è quello la cosa normale. La vera differenza tra Scamacca e Retegui è che Retegui sta in area, Scamacca all'area non ci sta mai, lui in area non ci sta mai, con l'Atalanta sta sempre un po' fuori, non è quello che serve in questa Italia. All'Italia serve un centravanti che sta in area e fa il lavoro sporco, quello deve fare. E poi fanno tutte e due ridere, tra virgolette, però... Ma sono giocatori diversi. Scamacca alle 12 l'ha sempre avuto, il problema è fin da quando ha 16 anni, è un giocatore che ti gioca 3 mesi e gli altri 8 pascola per il campo. L'ho detto in maniera molto carina anche Gasperini, che ha detto, cioè, che Scamacca se entra in campo che sta bene, ok, ma quando non gli va di giocare... Però ragazzi, se gli ultimi due mesi sono quelli che fanno vincere l'Europa League all'Atalanta, dove sfodera prestazioni come quella di Anfield e quella come contro l'Olympique Marsiglia, cioè il problema è soprattutto mentale, Gianluca. Come mentale, lo vai a trattare uno come Scamacca? È solo mentale, perché come i numeri ce li ha sempre avuti. Il PSV in dove non è matto che a 17 anni l'ha preso di corsa dall'Italia. Il problema è che non si riesce... Però era un discorso anche di fisico, anche un discorso che già aveva era già alto 1,75 a 13 anni, mi sembra. Quindi io conosco anche chi ha giocato con lui... ragazzini del calibro che poi sono rimasti 1,75 come Andrea Marcucci ad esempio, non so se l'avete mai conosciuto, è stato il capitano della primavera della Roma per 10 anni insieme a Frattesi, Scamacca. Sono d'accordissimo che l'Italia ha bisogno di un attaccante alla Bobo Ieri, no? Che sfonda, fa sportellate alla Casiraghi, alla Gigi Casiraghi, e che sta dentro l'area, sono d'accordo con Tommy, non che fa le sponde come lui. Hai visto un paio di tacchetti, l'ha fatti pure ieri e l'ha mandata fuori la palla, eh? Ci siamo avvelenati, ma al 90esimo, nemmeno lì invece serviva a puntare come un toro alla porta, detto proprio così semplicemente. No, ma se voi guardate ieri Scamacca dove gioca, cioè lui entra e sta dove? Sulla tre quarti. Ma cazzo, ma vai in area, dobbiamo far gol, vai in area. Si mette lì e c'era tanti giocatori messi lì in mezzo a caso. Quindi, io dico che Scamacca è mezzo giocatore, perché non bastano due mesi per essere un fenomeno. Siamo entrati in questo europeo che tutti andavano a chiedere a lui, ci farai vincere l'europeo? Ma ragazzi, ma dobbiamo chiedere a Scamacca se ci fa vincere l'europeo? Mamma mia. Però a chi lo vai a chiedere a questo punto? È lui l'attaccante dell'Italia, era il giocatore fino a prima dell'europeo più in forma, quindi era anche legittimo andarglielo a chiedere, perché poi ragazzi, sulle palle alte Scamacca è imprendibile, cioè noi non sfruttiamo il potenziale ma di tanti giocatori, anche Chiesa, 2-3 palle dentro la buttate, ma non l'ha vista proprio quello. Cioè Chiesa non, per carità, non ha fatto benissimo, però le 2-3 palle dentro la buttate all'ultimo un po' così, a mezz'aria, sono manco arrivati in alto. Però Scamacca c'ha un potenziale del gioco aereo che è alla Karl-Heinz Riedel proprio. Che poi Karl-Heinz Riedel non era alto come Scamacca, perché Karl-Heinz Riedel era alto, se non vado errato, aveva un'elevazione di 30 centimetri. Però c'aveva un'elevazione che di testa, cioè ne sanno qualcosa i tifosi della Juve, lo conoscono bene i tifosi per la finale che fece vincere al Dortmund all'Olympia Stadium di Monaco, e ne sanno pure qualcosa tutti i tifosi della Lazio, perché in quegli anni 90 con una squadra mediocre era l'unico dei salvabili insieme a Ruben Sosa e Thomas Doll che deliziava l'Olimpico biancoceleste. Però Kaiser, volevo sentire anche te su Scamacca.
Io l'ho detto già svariate volte. Scamacca, ragazzi, inizio anno non era titolare con l'Atalanta, poi ha trovato un periodo di forma sua che è coinciso con un periodo di forma stratosferica dell'Atalanta e ha fatto buone giocate, buoni numeri. Ma se vai a vedere l'andamento di Scamacca, al 60esimo, 70esimo massimo veniva sostituito, cioè non ha partite 90 minuti, non è un giocatore sul quale tu puoi fare affidamento, poi cioè può fare il vice. Può alternarsi con una punta, ma Retegui e Raspadori non so punte, ragazzi. Retegui e Raspadori sono giocatori da Lecce, squadre che lottano per la retrocessione, non possono giocare in una nazionale che vuole quantomeno far bene all'europeo. Perciò, se dobbiamo puntare tutto il peso dell'attacco su Scamacca, abbiamo terminato già in partenza. Boemi, torno da te. Ma la penso come voi, ragazzi. Scamacca è un giocatore che secondo me può essere un gregario, non può trascinare soprattutto la nazionale italiana. La nazionale italiana serve fare gol, sinceramente. Se tu non hai dei giocatori che poi la Però in buttano questo momento è il dentro, migliore che rischi. hai. Ho capito, però sinceramente io preferisco lui che Retegui. Il problema è che, come dice Marco, non hai le alternative. Hai Pinamonti, hai Raspadori, hai tutti questi giocatori che non sono assolutissimamente all'altezza. O Posso lanciare diciamo. una provocazione? Posso lanciare una Certo. provocazione? Qua ci In dicono al questa. West Ham era la riserva di Mike Antonio. Vabbè, però era infortunato e poi David Moyes Al West Ham l'ha non proprio toppato totalmente. Al West Ham Poi Gian è Paolo l'ha stato anche la una riserva per crisi, poi provocazione. dopo è diventato un separato in casa. Ancora Dai, peggio. Scopece e Sacconi che Ma si vogliono provocare a vicenda. No, vai no, Gian no, no, mi Paolo, vai, offende vai. prima Gian Paolo perché secondo me è la stessa cosa e riguarda un giocatore del Milan. Un giocatore della Dana Ah, Demirspor. allora no. Mario, Balotelli. sì, in Se questa mancasse situazione, Balotelli. però in questa situazione, ora vabbè, io non stiamo parlando del campionato turco e di un giocatore che ha giocato quante? 12 partite quest'anno? Ha fatto 7 gol in 13 Ha partite, fatto adesso vado a sette, memoria. sì. Comunque ha giocato poco, però in questa situazione nella quale noi stiamo veramente parlando di raschiare il barile, cioè forse poco ci manca di andare a cercare qualche attaccante in Serie B, cioè per cercare di fare un attaccante, poi manco una coppia di attaccati, un attaccante, stiamo parlando di un attaccante. L'avreste preso in considerazione col senno di poi, posto che io penso che tutti mi avreste risposto magari all'inizio di no, però ad oggi, Ma viste vuoi che queste ti tre risponda partite, io? Allora, sì. secondo me è una delle mie battaglie e ti spiego perché. Perché ti premetto una cosa, io non sono amico di Balotelli, a differenza del Faina che ci fa le dirette insieme, saluto anche Damiano, quindi non lungi da me stare a sponsorizzare Mario, però credo che non sia uno stinco di santo, perché poi nella vita si è anche divertito, però ti aggiungo Giampaolo, tu facevi il DJ, ti divertivi per locali, animavi le serate, ma chi di noi non si è mai divertito? Quindi, cioè, però questo dove voglio arrivare? A dire che Mario Balotelli alla fine è stato trattato come un criminale quando poi fondamentalmente era un ragazzo magari con una testa un po' calda che si divertiva, ma non è che ha mai fatto cose eclatanti che ha sparato a qualcuno, cioè per intenderci. Secondo me c'è stato sempre una sorta di esagerazione e pregiudizio su questo ragazzo, però lui ha sempre dato modo di far parlare di sé, però è anche vero allo stesso tempo che ogni cosa che faceva lui veniva sistematicamente amplificata, perché poi secondo me in Italia lo abbiamo ingiustamente spesso e volentieri preso come il responsabile magari di situazioni che non esistevano. Io ti faccio un esempio. Lui si è rovinato la carriera tornando in Italia. Lui non sarebbe mai dovuto tornare al Brescia. È andato al Brescia per avvicinarsi a casa, per riprendersi la nazionale, ma quello è stato il più grande errore della sua vita, perché a mio giudizio lì è finita la carriera calcistica di Mario Balotelli, perché gli avevano dato una responsabilità, quella di salvare il Brescia. Non me ne vogliono i giocatori del Brescia di allora, con una squadra di scappati di casa più lui e forse Sandro Tonali, erano gli unici due che si salvavano. Lo hanno incolpato della retrocessione del Brescia, gli hanno messo in mezzo anche cose extracalcistiche e da lì nessuno in Italia l'ha più voluto, si è dovuto riciclare a Monza dopo che era stato inattivo, è dovuto andare in Turchia e vada bene, lui in Turchia, giocando non tutte le partite, è vice capocannoniere del campionato turco.
Quindi Balotelli ha dimostrato che poteva essere ancora un giocatore vero, ma in Italia l'hanno ignorato per una sorta di pregiudizio, perché l'ultimo anno che lui fa, lo fa all'Olympique Marsiglia e lo fa anche bene, perché fa 8 gol in 15 partite, quindi era un attaccante che comunque ce l'aveva in canna il gol. Ma quale persona normale, io dico, ma lì secondo me si è pentito anche lui, avrebbe mai lasciato l'Olympique Marsiglia per andare al Brescia? Secondo me lì la scelta di andare a Brescia lo ha proprio rovinato, e di conseguenza tutto. La rovina di Balotelli è lui stesso, è la sua testa, perché Balotelli comunque è andato, ha fatto sempre parlare di sé, forse esageratamente è vero, però comunque sempre lui c'era in copertina. Se tu le cose non le fai, in copertina non ci vai. Se sfondi una macchina ogni sera, è chiaro, e poi ci richiamano sopra, ma tu non la sfondare la macchina alle 5 del mattino. E soprattutto è uno che ha creato mille problemi in ogni spogliatoio, è una persona poco professionale. Io uno così non me lo porto in un gruppo, perché rischia di rovinarmi l'armonia del gruppo, e lì poi non c'è tattica che tenga, lì poi va tutto a scalafascio. Però anche in Turchia è riuscito a litigare con Montella, no? Però Marco, ma di brutto, in una competizione così breve dove ti manca l'attaccante e dove tu hai fondamentalmente 3 partite per andare al turno successivo e poi tutti scontri diretti, e quindi non ti sto parlando di una stagione, perché è ovvio che se tu Balotelli te lo porti dentro casa, ti sfascia lo spogliatoio, retrocede col Brescia. Ma Giampi, perdona, ti interrompo un secondo, ma perché il Brescia è retrocesso per lui? Il Brescia sarebbe retrocesso comunque? Oddio, non mi ricordo con quanto scarto è retrocesso il Brescia, però insomma, come è andata l'annata di Balotelli a Brescia? Non è che, in generale, cioè, stiamo parlando, io ho capito quello che dici tu. Tu dici non è che deve fare gruppo, ma secondo me invece è ancora peggio, perché quando arrivi a queste competizioni ci sono quelli che si sono fatti le qualificazioni e si è creato un gruppo. Se tu gli metti uno poi come Balotelli, che non ha sputato sangue per la nazionale, non ha mai giocato in qualificazione, lo porti lì così a mo' di salvatore della patria, rischi veramente che neanche glielo passano il pallone. Almeno io farei questo sono d'accordo con te, ovviamente non l'avrei buttato dentro tra i convocati all'ultimo, però forse un'occasione in questi ultimi 10 mesi almeno di provare ad entrare in gruppo gliel'avrei data, visto data a fagioli, scusate, visto che stiamo discutendo tra Retechi e Scamacca, cioè tra Pippa e più Pippa, magari non sarebbe andata bene, però forse io su Scamacca non sono d'accordo, ma Scamacca secondo me è un buon giocatore, ma che proprio devi imbroccarlo che ha finito la stagione alla grande e sta sulla scia della cosa e ti fa, cioè, io non penserò mai che Scamacca prossimo anno fa 20 gol, fra 2 anni fa 25 gol, fra 3 anni diventa scarpa d'oro. Cioè, secondo me stiamo parlando sempre di un giocatore che navigherà sui 7, gli 8. Io su questo non sono d'accordo, perché secondo me il potenziale per arrivare a 20 gol ce l'ha, è tutta una questione di testa, perché poi la testa, però se andiamo a vedere ci sono attaccanti che il loro plus l'hanno espresso in tarda età, cioè tipo Vieri è diventato Vieri a 24-25 anni, Toni è esploso addirittura a 27-28 anni, quindi insomma secondo me c'è ancora tempo. Sapete, nella provocazione di Sacco ne faccio un'altra adesso. Chi mi sarei portato io? Mi sarei portato Lorenzo Lucca dell'Udinese. Io invece, mi collego a Nicola che ha scritto adesso sotto. Yamal, 16 anni, gioca alla Spagna, no? Perché non abbiamo portato Camarda, per esempio? Cioè, la butto dai, lì. Raga, su, ve prego, dai, su, ve prego. Camarda, okay, se mi associo, gioca nel Barcellona, Camarda gioca nella Juve. Ho capito, ma ti ha risposto Cannaviccio, è quello che volevo dire. Okay. Ma avete visto comunque che ha fatto bene anche con l'Under 21 o no? Sì, a Roma c'ha un ragazzino di 17 anni che si chiama Federico Coletta, che vale 8 pellegrini e mezzo, eppure neanche si è mai allenato a Trigoria coi grandi. È inutile parlare di queste cose, questi ci abbiamo. Capito? Ma se tu hai questi attaccanti, perché non te lo porti? Ma perché non lo fanno giocare le proprie squadre? Non ti puoi portare in nazionale uno che non ha l'esperienza perché non l'ha acquisita con il proprio club. Zaniolo Mancini l'ha fatto. Walcott dell'Inghilterra era stato convocato ai mondiali e non aveva mai sortito in Premier.
Chi? Giocava col Southampton a 16 anni. Non capito, ragazzi, su, ma su altre culture, altre situazioni. Ma perché gli altri lo fanno e noi no? Perché ma no? Perché noi dobbiamo cercare di limitare i danni e prendere gente, perché noi siamo più deboli, perché l'Inghilterra c'ha 8 fenomeni e se dovesse portare per premio un sedicenne va bene, tanto lo farà mai giocare. Noi invece, essendo tutti scarsi, deve cercare di mettere le toppe, perciò deve chiamare in attacco uno fra Balotelli e Immobile, doveva esserci per forza. Balotelli, ogni cosa che faceva Balotelli la moltiplicavano per 30, perché lui faceva rumore sui giornali, i giornali per vendere moltiplicavano per 30. Balotelli non è quello che hanno descritto i giornali. Balotelli dentro sta nazionale gioca in ciabatte, perché Balotelli al posto di Retegui, Balotelli con dopo aver fatto i 4 di notte in discoteca gioca meglio dei Retegui al top della forma. Semplice. Quello è probabile, però io un giocatore così poco gestibile non lo porterei mai. Ma non è poco gestibile, Marco, credimi. So tante cose relative a Balotelli. Non è poco gestibile. È che se a lui gli cade un soldo mentre mangia, un euro mentre mangia, siamo d'accordissimo. Il Balotelli ha fatto non ha fatto niente. Gli è caduto un euro. Gli cade un euro a Javier Zanetti. È come. Su questo siamo comunque d'accordo, perché Zanetti le macchine non le spaccava, le spaccava Balotelli, è un ragazzo sfortunato, Corello. No, ma magari correva un po' di più, ma non è che se uno corre un po' di più significa che poi non è presentabile in campo o crea problemi all'interno dello spogliatoio. Io conoscevo, sai chi rompeva sempre le macchine a Roma? Lima. Vi ricordate Lima? Lima stava sempre embriaco. Lima a mattina beveva Coca-Cola allungata con gin, guarda. In campo dava tutto, dentro lo spogliatoio era amato da tutti, capello. Ma Balotelli in campo non dà tutto, Balotelli, ma ce lo siamo scordato, a Liverpool Gerard disse con Balotelli bisogna perdere le speranze, è uno che è senza speranza. Cioè ragazzi, io parlo a quando gli altri fanno le flessioni, lui fa gli scherzi, si mette a dormire, okay, ma io ci sono dalla squadra, no, che ti fa gli scherzi. Lui la squadra, però Balotelli... era anche un'età diversa, adesso c'ha 34 anni. Oggi ha 34 anni e al 50% Balotelli vale più degli altri attaccanti che abbiamo noi. Tecnicamente sicuramente, ma infatti lui ha buttato la sua carriera, la colpa è solo sua, perché lui poteva essere veramente un grande giocatore e si ritrova a giocare in Turchia, in Svizzera e in Papuasia. La verità andiamo è che anche a sentire Gianluca, tu come lo gestiresti uno come Balotelli? Ma guarda, io ho parlato direttamente con persone che l'hanno allenato e due su tre mi hanno detto che non era molto, molto gestibile, perché è vero, anche Cassano faceva gli scherzi, però le giocate le ha fatte, era un campioncino, non proprio un campione con la C maiuscola, Cassano, però seppure lui ha avuto le sue occasioni per dimostrarlo, soprattutto quando stava insieme a Totti, però Balotelli non è facile. Però è vero anche, come dice Kaiser, che comunque è stato molto pompato, cioè è stata data un'immagine un po' distorta, no, di questo ragazzo. Cioè io pure l'avrei sostenuto diversamente in qualche modo, perché poi è vero che lui ci ha lavorato anche sulla gestione della rabbia, che è un po' la difficoltà di molti, che poi prendono la macchina, tipo Keita Baldé, la stessa cosa, ha sfasciato due Lamborghini e poi se è andato. Infatti si vede che Keita che fine che ha fatto. È andato a fare danni, mo sta lo Spartak, dove cavolo lo Spartak sta, Mosca. Insomma, so, poi è andato, però per altri motivi familiari, insomma, alla fine è caduto e quindi non si riprende più, purtroppo. Era una grande promessa anche lui a livello di gioco, di velocità, era una gazzella. A vederlo dal vivo ti mette paura, Keita. Penso che qualcosina in più avrebbe dato Balotelli, certo, che poi il palmarès Gianluca è un palmarès di grande rispetto, perché ha vinto la Champions League, svariati campioni con l'Inter, una Premier, Premier facendogliela vincere lui al City, perché ha fatto, anche se non era titolarissimo, ha fatto gol decisivi, soprattutto quelli nei derby col Manchester United, ed è suo anche l'assist. Kun Aguero, che consegna il titolo al City dopo 45 anni. Ma il vero campione secondo me è quello che risolve le situazioni di imprevedibilità. Però matto per matto tra i due avrei sempre preso Cassano tutta la vita, tra i due, quello è innegabile. Cioè Balotelli non aveva
la genialità, non ha la genialità che c'era Cassano comunque con palla al piede. Vabbè, loro ci hanno portato, in tanti se lo dimenticano, ma questi due signori che stiamo nominando ci hanno portato in finale all'Europeo del 2012, che poi noi lo perdiamo, sì, non perché Prandelli decide di cambiare improvvisamente modulo in finale con la Spagna, provandosela a giocare, che è una cosa, secondo me, altamente suicida contro una squadra del genere, però in finale ci avevano portato loro, quindi poi giustamente non abbiamo vinto, la gente se lo dimentica, ma loro erano stati i grandi protagonisti di quell'Europeo lì. Poi a me non piace aprire tematiche di un certo tipo, perché poi io ho sempre combattuto il razzismo, tutti questi argomenti qua, però secondo me, chiudendo la questione Balotelli, pesa anche molto il fatto che lui da questo punto di vista si senta molto vittima e ci abbia anche ricamato sopra esageratamente. No, Giampaolo, te la ridi, però ti volevo sentire. No, me la rido perché mi aspettavo una battuta stile anni 90, cioè io non sono razzista, ma alla fine perché era nero, cioè una cosa proprio da ban totale. No, attenzione perché no, Twitch è molto ferreo e quindi dobbiamo stare attenti. Mi aspettavo un'uscita epica, tipo non è colpa sua se è nero, cioè una cosa bellissima sarebbe No. Andiamo anche da Boemi su Balotelli, poi Balotelli, buonanotte. Boemi, essendo interista, Balotelli nel bene e nel male se l'è gustato per svariate stagioni. Beh, di convocarlo in nazionale, Balotelli? No, in generale, insomma, stavamo ripercorrendo la carriera, perché poi è questo il bello di Calcio Marcor TV. Stavamo parlando di europei, siamo finiti a parlare di Balotelli. Cioè, ma la cosa drammatica è che noi nel 2024 parliamo di Balotelli, segno che l'Italia non ci ha avuto un ricambio generazionale a livello di punte. Ma guarda, su Balotelli devo dire che sono d'accordo con te, che andando a Brescia, secondo me, si è conclusa la sua carriera dal punto di vista di livello alto, perché poi altre squadre non hanno, diciamo, cercato di puntare su di lui, hanno puntato Sion, Monza, Sion, adesso alla Daradevispor. Devo dire che su Balotelli, da quel benedetto Europeo 2012 alla doppietta con la Germania, poi purtroppo lì non si è più ripreso, perché Balotelli, vabbè, per al me Milan fece attualmente bene quando andò al Milan, il primo anno di Milan. Sì, no, al Milan fece bene, sì. Gli mandò da gennaio a fine campionato, mi sembra 15 gol, se non sbaglio. 12 gol, sì, in 13 partite. 12 gol, sì. Sì, portò al Milan, però sinceramente sì. Però sinceramente portare di nuovo Balotelli, l'avrebbero massacrato a Spalletti, avrebbero massacrato tutti dal punto di vista mediatico, è uno che ha un peso super specifico. In Inghilterra penso che abbia fatto fra lui, Beckham, Victoria Beckham e Roy Keane, io credo che i media inglesi si sono arricchiti sensibilmente, perché ogni giorno un tabloid diverso scriveva su Balotelli, di tutto quello che faceva, le sue storie amorose, non amorose, extracampo, è uscito tutta la storia di Balotelli, il compianto, la buona anima di Bino Raiola lo diceva, senza Balotelli voi non venderete più. Devo dire che al posto di Retegu e Scavacca forse avrei dato, ma neanche, qualche chance a Lucca. Ecco, ce lo stavano chiedendo, quindi di conseguenza rispondi alla domanda di Joseph, perché ci chiedeva, dovevamo dare un'opportunità a Lucca in nazionale, ma secondo me... quello che dicevo prima io, nella provocazione di Sacco mi sarei portato Lucca. Che questo secondo me è Spadoni con un finto profilo, perché è fissato. Lucca, posso dirvi una cosa? Posso dirvi una cosa, ragazzi, che secondo me è un tema che nessuno ha affrontato sulla nazionale, perché è stato molto sottile. Ieri, nel post partita, un giornalista fa una domanda a Spalletti importante. Gli ha detto, non è che la formazione è fatta tramite un patto tra te e i calciatori? E lui, molto stizzito, ha risposto, non ha dato una risposta secca, ha dato una risposta come per dire, sì, tu chiamalo patto, io però lo chiamo parlare con i giocatori. Ma chi è che fa uscire queste cose dallo spogliatoio? Quindi ha fatto capire che c'è un giocatore che probabilmente non è utilizzato, che si è andato a lamentare del fatto che molto probabilmente la formazione non è gestita su meritocrazia, bensì su, tra virgolette, accordi
non so di che tipo, forse di dare la vita in campo per l'allenatore, con qualche giocatore. E la dichiarazione di Di Lorenzo poi, dopo spartita, diciamo che ha lasciato intendere proprio questo, perché ha detto con un altro allenatore io oggi non avrei giocato. Questo argomento non è stato trattato da nessuno da ieri sera, ma è grave, ragazzi. Aspetta, sì, è grave, però quello che dice Di Lorenzo, anche se non ce l'avesse detto, l'avremmo intuito comunque, perché comunque Di Lorenzo gioca perché è un pallino di Spalletti che con lui su quella catena di destra ha costruito le fortune a Napoli vincendo uno scudetto. Quindi questo era facilmente intuibile. Analizza il timing, lo dice dopo che Condò fa la domanda a Spalletti. Spalletti non dice non è vero o non risponde stizzito perché è un'invenzione, risponde stizzito perché dà per scontato che qualcuno dall'interno dello spogliatoio abbia fatto uscire un'informazione del genere. Ma allora la domanda che io vi giro a voi, rispondete chi vuole, insomma interrompetevi, dibattete, quanto è plausibile che un giocatore che si sta giocando in europeo con una tensione altissima, dovendo essere concentrato sulla competizione, possa essere interessato a far girare a mezzo stampo una Franci, cosa del posso genere? Dire una roba? Inghilterra-Slovenia 0-0, l'Inghilterra si qualifica come prima nel gruppo C e attualmente aspetta la terza del gruppo E, D e F. E attualmente l'Inghilterra, se dovesse battere una di queste, sarebbe o della Svizzera o dell'Italia l'avversaria dei quarti di finale. Sì, per la gioia di Augusto Ciccione allo CV Sport, ma noi ce lo stiamo pregustando. Allora, ragazzi, prima di riprendere le tematiche, affrontare l'Inghilterra dovremmo portarci molto avanti, ma io quello che Shai abbassa. Come la vedete con la Svizzera? Inghilterra-Olanda. Intanto rispondono a Kaiser in chat, è molto plausibile, è sempre successo, però in questo caso Spalletti si è fatto un film, certo. Giustamente prima Gianluca parlava della teatralità del mister, quindi insomma ci ricolleghiamo a questo, però indipendentemente da poi quello che può uscire dallo spogliatoio o meno, ragazzi, c'è una partita da affrontare sabato alle ore 18 con la Svizzera all'Olympia Stadium di Berlino, uno stadio che ci porta molta fortuna perché comunque nel 2006 lì ci abbiamo vinto un mondiale, ovviamente erano altri tempi, erano altri giocatori. Però la formazione elvetica è una squadra che nasconde molte insidie, perché soprattutto si basa sulla forza del collettivo ed è riuscita a mettere in difficoltà anche la Germania. Quindi come la inquadrate questa partita? Andiamo subito al sodo, subito al pronostico. Marco, comincio da te. No, è una partita simile a quella con la Croazia, affronti una squadra praticamente quasi del tuo livello, quindi è un risultato, è una partita da giocare a corti. E sai benissimo che puoi finire supplementari, non è l'Italia che deve per forza battere la Svizzera, perché non sei così superiore alla Svizzera, anzi siamo quasi pari. E io l'affronterei tatticamente in modo totalmente diverso. Spalletti non lo farà mai, però io, ricollegandomi a quello che dicevo prima, abbiamo un'Italia, secondo me, una squadra divisa in due, il reparto difensivo, centrali ed esterni, che rendono molto di più giocando a tre. Però giocando a tre hai il problema davanti, che non puoi sfruttare Chiesa, Zaccagni e Scamacca tutti e tre insieme, a meno che tu non faccia una cosa, ovvero levare Giorginio e giocare a quattro a centrocampo, che è quello che farei io. Io mi metterei 3-4-3 e l'unico dubbio sarebbe su chi affiancare Barella a centrocampo. E dico una cosa che non troverà nessuno d'accordo e che probabilmente neanche si può fare, perché non credo abbia 60 minuti nelle gambe, ma per me il giocatore in questo caso che può affiancare meglio per caratteristiche Barella a centrocampo è Fagioli. Sì, concordo. Sì. Allora, intanto, prima di andare a sentire anche gli altri per quanto concerne il pronostico sulla Svizzera, che poi ci hai fatto l'analisi, però il pronostico secco non ce l'hai fatto. Allora, pareggio e si finisce ai rigori. Bella sfida tra Donnarumma e Sommer. Intanto andiamo a leggere questo messaggio. Nessuna prima punta ha fatto bene a questo europeo. La Francia ha fatto 2 gol in 3 partite, un rigore e un autogol. Stiamo facendo un processo nazionale quando è passata come seconda in un girone difficile. Non saremmo tra le 4 nazioni, ma andremo in finale grazie al tabellone. Chiederete scusa a tutti quanti, ragazzi, e a Spalletti catastrofisti. Allora, ti rispondo, perché allora da un punto di vista prettamente razionale io ti devo dare ragione, ma da un punto di vista prettamente reale è allarmante quello che abbiamo visto, perché contro l'Albania vinciamo, ma una partita che paradossalmente l'Albania all'ultimo poteva anche pareggiare.
con la Spagna, se la Spagna ce ne avesse fatti 4, nessuno avrebbe gridato allo scandalo, e con la Croazia la riprendiamo all'ultimo secondo. Quindi poi io credo che quello che tu dici è giusto da un punto di vista razionale, ma noi siamo anche qui per analizzare e andare oltre quello che è il risultato. Poi se l'Italia dovesse vincere l'Europeo e va in finale, non è questione di salire sul carro, saremo sicuramente tutti contenti, però questo non è che ci impedisce di dire che insomma siamo stati anche fortunati per il calendario, per tutto. E per quanto riguarda le prime punte, vabbè, noi dobbiamo guardare noi, esulando poi dai problemi degli altri. Tommy, sulla partita con la Svizzera e con il pronostico, intanto... Allora, prima di... Scusa un secondo, che allora, lo voglio salutare, è anche un abitué di questa tribuna. Buonasera Angelo Lucarelli, responsabile della pagina di Oltre Colori con oltre 200.000 follower. Ciao, saluto, Angelo. Saluto Ciao. Angelo, se vuole entrare lo faccio anche entrare, perché lui poi ha tirato fuori una tematica molto importante, però intanto andiamo ai pronostici e poi ve la dico. Allora, io volevo dire prima una cosa che poi mi collego al risultato della Svizzera, che prima che iniziasse l'Europeo, e Salvatore mi darà sicuramente l'ok su quello che dirò, la Croazia dicevano che era una squadra tosta da affrontare, la Spagna era forte, quindi era un girone difficile. Noi dopo andiamo con l'Albania, vinciamo. Con la Spagna giochiamo male e perdiamo 1-0. Con la Croazia pareggiamo, alla fine tutti comunque parlano male, salgono sul carro perché passiamo. Oggi, tra ieri e oggi, gioca il Brasile con Costa Rica 0-0. La Francia ha fatto abbastanza pena, l'Olanda perde, e alla fine, alla fiera cos'è la cosa da collegare alla Svizzera? Che le partite vanno giocate. Non si può dire l'Albania vinci sicuro, è facile, no. Tutte le partite vanno giocate, con la Svizzera va giocato, perché sicuramente magari sulla carta può essere che sia più debole di noi, ma le partite vanno giocate. Quindi... Io sai, invece mi gioco una carta, un ospite che ci è venuto a trovare quando sono all'incirca alle 23 in punto. Buonasera a Tommaso buonasera. Bonini, fidiamoci sempre del Don. Ciao, buonasera. Io a questo punto, visto che sei entrato, mi voglio fidare del tuo pronostico. Sei possibilista, Tommaso, contro la Svizzera? Allora, intanto mi scuso per il ritardo, ma stavo vedendo in live con i ragazzi le partite bruttissime di questa sera, orribili. Il pronostico com'era? No, ti stavo chiedendo se eri possibilista nell'ottavo di finale contro la Svizzera e secondo te come andrà a finire. Intanto, prima di farti fare il pronostico e l'analisi, do la buonasera anche ad Angelo Lucarelli. Ciao. Aspetta, sì, no. Buonasera. Mi fa la fine. Buonasera a tutti. Ecco, l'è entrato. Vai. Intanto ciao Angelo, no. E parola a Don. Ciao a tutti. Ciao Vitale. Aspetta. Che detto ciao Vitale? No, è che stavo... Quella stavo, era la voce di Ele Imbro. Che è di Ele Imbro, stavo su disco. No, secondo me ce l'hai lì a casa, vi siete fidanzati. No, è su Discord, quindi c'è l'audio che si sente doppio. No, se vuole entrare la facciamo entrare anche qui. Adesso in caso gli mandiamo il link, Prego Tommy. Allora, mi sono perso, Vitale, scusami. Hai ripreso troppo da Ele Imbro, allora... No, perché allora ti spiego, perché ce l'ho su Discord e quindi mi parlano nell'orecchio. Adesso mi sono uscito e non li sento più, scusami. Ok, allora non ti devi scusare perché questa è casa tua, Tommy. Ti stavo chiedendo se sei possibilista nella partita contro la Svizzera e qual è il tuo pronostico, perché eravamo arrivati in fase di pronostico in questa sfida che all'Olympia Stadion di Berlino ci vedrà protagonisti con gli elvetici alle ore 18 di sabato. Sì, io sono ottimista, non faccio catastrofi, insomma, ho visto l'Italia, secondo me, l'abbiamo vista anche contro la Croazia, a due facce. Io non penso che contro la Croazia abbiamo pareggiato, ma meritavamo di perdere, anzi, cioè l'Italia comunque le occasioni ce l'ha avute, quindi... Credo che l'Italia possa comunque ancora dire la sua. Ho visto, tra l'altro, non so se hai visto i sorteggi del tabellone, cioè i sorteggi, gli accoppiamenti, ci sta dicendo bene anche dal punto di vista del tabellone. Viene soltanto per adesso delle big l'Inghilterra, e quindi la Svizzera non mi sembra un ostacolo incredibile, anzi è una squadra che, sì, per carità, è organizzata, gioca bene, ma io sono assolutamente
positivo dal punto di vista degli ottavi di finale. Poi, vabbè, lo sappiamo, è inutile dirlo, ogni partita può finire come... Ma anche perché poi c'è memory del fatto che nell'ultimo europeo questi signori hanno eliminato la Francia allo stesso... Sì. Quindi, insomma, come diceva Tommy, le partite vanno giocate, però se le analizziamo da un punto di vista razionale, io sono meno d'accordo con Marco. Secondo me, attenzione, se facciamo Francesco, vai. Sarno dice addio a Zirkzee. Aspetta, no, un secondo, aspetta un secondo e poi ci arriviamo. Nel senso, stavo dicendo a Marco, secondo me... Questa è la notizia. E vabbè, però non mi interrompe, mo ci arriviamo. Non gli allora... dire così, se no Francesco pensa che è morto. No, allora, in tutto ciò stavo dicendo, e poi andiamo anche su Sarno, su Zirkzee, sul mercato del Milan. Breaking news. Che praticamente io ero meno d'accordo con Marco sul fatto che Svizzera-Italia si equivalevano, nel senso, poi sarà una partita ostica e tosta, però se facciamo il gioco delle figurine noi siamo più forti di loro, però probabilmente loro sono più forti come collettivo, quello sì. Sì. Ma oddio, più forti di loro, il gioco delle figurine secondo me è un gioco che non funziona, anche perché si tende troppo spesso ad esaltare gli italiani, e l'abbiamo visto l'altra volta con la trasmissione dove Italia-Spagna, il gioco delle figurine, sembrava quasi che l'Italia fosse più forte della Spagna, e poi si è visto in campo. Beh, basta guardare l'Italia stasera è... Inghilterra e Olanda, ragazzi, le figurine, la Francia uguale, quindi... Sì, ma poi appunto bisogna scendere in campo, l'Inghilterra ha fatto 3 partite, una peggio dell'altra, e l'Inghilterra davvero ha delle figurine, grandi campioni, a differenza nostra. Io l'Italia che ho visto in questa competizione finora è un'Italia che può migliorare, può fare di più, ma non così tanto. La Svizzera è una squadra discreta, organizzata, secondo me non è assolutamente lontana dal nostro livello, anzi, secondo me siamo molto lì, a differenza, ecco, di altre nazionali che tecnicamente sono nettamente superiori. Andiamo a sentire anche Angelo Lucarelli, che non ha ancora parlato su Italia-Svizzera, ma in generale su come ha visto questa nazionale, perché poi, Angelo, giustamente tu sui tuoi canali social facevi anche un'osservazione legata al fatto che i romanisti non avrebbero esultato, sì, al gol di Zaccagni, e questa è una cosa che dispiace, perché poi l'Italia dovrebbe unire e non dividere. No, ma su questa cosa mi era capitata una live su un'altra piattaforma, e ero entrato in questa live e c'erano romanisti e razziali, tutte e due. Mi sentite? Se no, io ti sento. Okay. La piattaforma qual è, Angelo? OnlyFans? No. Era una battuta, nera. Vabbè, non so se si può fare il nome qui, non lo so, francese. Una nera? Ma i nomi dei diretti interessati, io non so chi sono, non so di chi stai parlando. No, la sentite della piattaforma su cui ero in live. Ma vabbè, uguale, ma penso si possa. Lo chiedo a Donne, che è l'esperto di queste cose. Poi, ovvio. Vai. Ok, TikTok comunque. Ah, e che ci sta di male? Pensavo OnlyFans, Angelo, capito? Pensavo quello. No, assolutamente. E si parlava appunto del gol di ieri, della prestazione dell'Italia. A un certo punto uno fa: sì, però ha segnato Zaccagni, io non ho esultato. E io pensavo che stesse scherzando all'inizio, infatti non ho in quel momento non ho detto nulla. Poi hanno proseguito, no, nemmeno io. Poi sotto i commenti di alcuni razziali: vabbè, ma pure noi se segnava Pellegrini mica esultavamo, se segnava Mancini mica esultavamo. E io sembravo che ero un alieno, dicevo: ma come non esultate, ma scusate, ma perché? Infatti poi sono dovuto uscire da sta live perché c'erano veramente parecchi commenti, ovviamente non tutti, c'era pure gente sana di mente che scriveva, giustamente, diceva: ma è l'Italia, che cosa c'entra Lazio e Roma? E quindi poi mi è venuto da scrivere quella cosa sui miei canali, ecco, eccetera. E non so voi cosa ne pensate di sta cosa. Posso darvi un aggiornamento? Allora, prima di darci l'aggiornamento, Tommy, ce lo puoi dare, ma io devo salutare Gianluca Panella, perché ci deve salutare, lo ringrazio per essere stato con noi. Buonasera, dottore. Ciao, Gianluca. Ci sarà occasione per ritrovarci, ciao. E mi ha fatto sicuramente molto piacere la sua presenza qui. Grazie, Gianluca, spero di ritrovarti grazie presto. Grazie a voi. A presto sicuramente, grazie per le vostre, per queste interazioni sane e costruttive. Grazie mille, allora, grazie mille. Grazie. Ciao, ancora non ci siamo dissati, quindi ancora magari sono interessanti e costruttive. In tutto ciò, grazie Gianluca.
ma vedo un Sacconi stoico che alla fine doveva rimanere poco, ma rimane. E sì, infatti vi volevo salutare, adesso sto in riva al mare, qui c'è anche la ruspa perché stanno dragando. Quando stai, Giampa? No, aspetta, facciamo una cosa figa, Giampi, collegati direttamente dalla ruspa. Vai sulla ruspa e guida, Giampa. Ma te sei teletrasportato, Giampa? Parti. Questa è la ruspa e questo è il mare, come vedete ogni anno bisogna praticamente ricostruire la spiaggia qui. E no, volevo dirvi una cosa prima di salutarvi, perché me ne sono dovuto andare perché mio suocero sta dormendo ormai dalle 8:30, quindi mi hanno chiesto di non fare troppo chiasso, ma io su questa cosa ho discusso tutta la sera ieri con mia moglie, perché mia moglie è romanistissima e ha un grandissimo campanilismo, ha cecato, cioè lei non ha esultato. C'è una chat che io ho condiviso con Francesco, dove noi discutevamo appunto di questo fatto della Roma, dell'Italia, e lei dice che lei non tifa Italia perché mi rompe tutti i giocatori della Roma, eccetera eccetera, e tra le varie cose ci sta una mia profezia e testimone Francesco, dove io al 70esimo, insomma subito dopo il gol, ho detto pareggiamo all'ultimo minuto. E che ho preso, purtroppo non me la so giocata, però comunque proprio ieri discutevo di questa cosa con mia moglie, che lei per esempio, ma come molti, non tifano l'Italia o non gliene frega niente, secondo me è una mentalità un po' provinciale, ora per fortuna non mi sente perché sennò vengo cacciato di casa, però comunque è una mentalità un po' sbagliata, un po' provinciale questa, secondo me, che soprattutto quando ci stanno le rivalità Lazio-Roma, Milan Inter prende il sopravvento, invece no, ma sai, guarda Giampi, io ti do ragione, ma per quanto riguarda i romanisti e i laziali non rimango spiazzato, rimango magari spiazzato dai tifosi del Milan, che storicamente sono una società vincente, uno dei club più vincenti al mondo, quindi di conseguenza neanche una tifoseria provinciale, che rompono le scatole su questo blocco Inter e per certi versi lo gufano anche. Oddio, non lo so quanto ci sia questa cosa, però solo me Lazio è palese, cioè la maggior parte delle... oggi, appunto, come dicevi prima, oggi si parla dell'assist dei Calafiori perché ex Roma piuttosto del gol di Zaccagni, o comunque le battute solide che si sono state il figlio di Zaccagni e di Zaniolo e tutte queste cazzate qua, che secondo me in questo luogo non dovrebbero avere a che fare. È ritornato in auge l'hashtag il figlio Zaccagni e Zaniolo. No, ma perché il bambino è stato protagonista sui social, che esultava il gol del padre. Sì. Io nel frattempo, sempre in diretta, vi faccio vedere inconsapevolmente le mie figlie che fanno i TikTok di nascosto da me. Eccole qua. Si stanno divertendo. Ti fa Roma anche loro o Parma? No, te l'ha detto, ti fa per la Lazio la figlia. No, allora... Aspetta, sono stato impreciso, perché in questo caso si tratta della figlia di mia moglie, perché io sono di secondo matrimonio, che è praticamente mia figlia perché è cresciuta con me, che è romanista come la madre, mentre l'altra mia figlia è laziale. Quindi bel derby in famiglia. Giampa, errare umano, perseverare diabolico. Due matrimoni, guarda, vedi, mamma mia. Ragazzi, intanto vi saluto. Ci deve salutare Marco. Ciao Marco. Ciao Marco, abbraccio. È che mi piace fare festa. È importante che... Dove salvo? Piace fare i party. Che ti diverti. Gli piacciono i viaggi di nozze. Ci saluti, Giampi. Sì, vi saluto perché sto al 3% e rientro a casa. Vi ringrazio come sempre di tutto. Vi lascio con questa bellissima immagine della ruspa. Dov'è la ruspa? Mamma mia, spettacolare. Rappresenta l'Italia. Lavori in corso. C'è Salvini lì? Rappresenta l'Italia. Sì. No, non lo vado a cercare, ma non credo. E niente, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Intanto c'è anche un chat 11 metri, quindi Manuel e Riccardo, se volete entrare, potete entrare. No. Magari in tarda serata ci potrebbe raggiungere anche Massi P, e in questo senso potrei fare una triade romanista Kaiser. Chi è Massi P? Massi P e 11 metri. Massi P è
è uno dei personaggi in auge adesso in questo momento su OCV, Massimiliano Piga. E comunque 11 metri, se vuole entrare lo faccio entrare, ma io ritorno dal Don perché mi stava dicendo qualcosa solo No, non so se l'avete detto, praticamente c'è una cosa curiosa, penso che sia la prima volta in europeo, visto che a te piacciono questi dati statistici, la Danimarca passa come seconda, ha gli stessi gol, differenza reti, hanno gli stessi punti, hanno gli stessi cartellini gialli, ma passa come seconda per miglior ranking. Cioè, confronto alla Slovenia. E confronto alla Slovenia. Quindi Danimarca seconda, Slovenia terza. Però sapete ragazzi, ma voi siete d'accordo in questo caso sul far valere il ranking? Perché poi sì, perché è meritocratico, non però, c'è insomma... alternative. Se no fai come si fa la monetina, la monetina, oppure uno shout out, oppure uno shout out dei presidenti. Io dico che non è giusto, perché... la Roma nel 71 è uscita dalla Coppa delle Coppe in semifinale. Sì, ma Enzo, però sai con quale squadra? Con il Gornik Zabrze. Sì, guarda che ti sono andato a recuperare. Finale con la squadra Garcia, poi vinta dal City. E che squadra è il Gornik Zabrze? È una squadra polacca. Era una squadra di quartiere. Non è una squadra polacca, non esiste ancora. 3x ha fatto la Roma, 0-0, 1-1 e 2-2. Poi monetina. Chi è? Ma potevate vincere una partita, però, guys, mamma mia. Ragazzi, sono gli alert delle mie live, tranquilli. Ma guarda, che Cinton simultaneamente è su tante live. Sono anch'io. Chi cazzo sei? Vabbè, sì, la scorreggiamo, te lottiamo, facciamo prima. Ma comunque... sai quel campanello che mi ha fatto venire in mente quando all'Olimpico c'era sul maxi schermo che cambiava il risultato sugli altri campi e c'era il jingle con il campanello? No, a me sembrava porta a porta Bruno Vespa quando stanno per arrivare gli ospiti che suonano il campanello. Raga, mi dà tanto l'idea che Casa delle Donne è un albergo, questo entra e esce, lo schiaccia forte, mica come noi il plastico. Bene, 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 anzi benissimo. Comunque, e quindi era sul ranking UEFA, ragazzi, se per voi è giusto o no. Secondo me no, perché se una squadra più debole si fa un culo così e riesce ad arrivare a pari di una più forte è già penalizzata. Tommy, ma possiamo dire che l'Inghilterra fa schifo come squadra? No, possiamo dire, no, Tommy Land. No, l'allenatore fa schifo, l'Inghilterra mi piace. Tommy Land, in Serie B ci sono i playoff, per andare in Serie A i primi parametri che valutano dopo il pareggio non è neanche i rigori, è chi è arrivato primo in classifica passa. È ovvio che chi fa meglio nella vita deve avere qualche vantaggio, poi non è che possono avere tutti i vantaggi chi fa peggio. Lo so, però in questo caso la squadra più debole ha fatto in questo caso è il decimo parametro che vai a prendere, perché prendi scontri diretti, poi prendi la differenza reti, i punti, i cartellini gialli, a quel punto qualcosa di... No, ma sai qual è il punto, Kaiser? Che questa regola, io rispondo anche a Tommaso che mi ha tirato fuori quest'assist e sono onesto, perché ogni tanto bisogna anche dire la verità, non lo sapevo assolutamente e credo che poi... sono casi proprio borderline, nel senso che quante possibilità su 100 ci sono che se sarebbe potuto accadere una cosa del genere? Quindi sono casi isolati, quindi è anche difficile che accada e quindi poi quando accade c'è il rosicamento da parte della squadra inferiore. D'accordo, sono d'accordo. Beh, ma non ci stanno alternative. Alla fine ci stanno alternative. Che fai? Li giochi la partita oppure... Cioè, è l'unico parametro, cioè, è l'unica cosa da fare in quel momento. Cioè, che fai? No, vabbè, la monetina sarebbe altrettanto poco meritocratica, però dovrebbe diventare magari non ripetere la partita, però magari, che ne so, neanche che le puoi andare a prendere, fare gli shot out, i rigori, soprattutto è complesso perché comunque parliamo di una competizione di un mese, però insomma, però alla fine io credo che poi gli sloveni siano contenti lo stesso, perché poi a livello prettamente teorico, a livello sulla carta... Secondo me neanche la Slovenia sulla carta si aspettava, cioè comunque di avanzare agli ottavi di finale. È stata una delle sorprese Serbia, di questa Serbia, cioè la Serbia, ragazzi, nomi belli, stupendi, però c'è un però che forse qualcuno di voi si ricorda. Io non ho